Bisogna promuovere la cultura del bosco, la coltivazione, il taglio, l'uso del legno e di tutti i prodotti del sottobosco, e bisogna favorire le imprese forestali, le imprese boschive, affinché rimangano in questa attività e sviluppino tutta la filiera, affinché trovino un reddito adeguato per continuare nella loro attività. È un appello chiaro a quello che arriva da Prato Vecchio Stia, per un giorno capitale della silvicoltura regionale. Il bosco sta crescendo in maniera importante e inizia a creare dei grandi problemi se non viene gestito dal punto di vista del rischio del dissesto idrogeologico e dell'opportunità purtroppo di creare incendi. Operatori e istituzioni riuniti da CIA Toscana alle officine Capodarno si sono così confrontati nel comune simbolo di alberi, foreste e gestione sostenibile del territorio. Tutti insieme per parlare anche di norme che regolano il settore, norme che devono essere chiare e precise e non lasciate all'interpretazione soggettiva di nessuno, perché le imprese questo chiedono, certezza nella norma. Imprese peraltro che esprimono nel territorio una grandissima professionalità non soltanto nel campo ambientale, quindi nella gestione stessa appunto del bosco, ma anche nella gestione dei cantieri forestali, che devono essere portati avanti con estrema attenzione alla sicurezza di tutti gli operatori. Un settore strategico in una regione come la Toscana, dove il 50% della superficie è boscata. Noi come Regione Toscana dobbiamo avere l'impegno, abbiamo l'impegno per cercare di rafforzare questa presenza umana sul territorio e nelle zone montane, per dar modo che queste attività forestali diventino veramente, restino veramente un patrimonio delle comunità locali.